Un saluto a tutti da Zed Amici, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 19, nel quale andremo a fare, non lo so, sinceramente ancora non lo so. E intanto sono andato avanti tipo 10 minuti off camera e ho cominciato a lavorare il campo nuovo perché era piantato, c'era piantato del cotone, lo sto togliendo. Perché affittare i macchinari per raccoglierlo non, secondo me non valeva la pena. Poi magari ho fatto una cavolata, però amen, pazienza. Tu sei vuoto, ok. E ho piazzato per provare il primo silo, il silo quello della calce, che è quello che ci risulta più utile al momento. E adesso lo andremo a togliere perché non lo potevo mettere vicino all'altro silo per problemi di collision e cagate varie. Però non so se metterli magari qua. Sì. Ah no, forse non ci stavano. Adesso lo tolgo perché l'ho messo storto. E volevo capire anche se si poteva scaricare. Vediamo. Oh, aspettate un attimo che metto. Rimetto le. Dov'è? Qua. Finestra aiuto, ok. Allora, se io adesso la carico, no? Ok, la carichiamo, facciamo basta, ci costa. Ah, scarica, io so già che me la scarichi. Dove me l'hai scaricata? Là. Niente, non ce la scarica, giustamente, eh. Però non si sa mai. Ho scaricato un altro paio di mod, ragazzi, poi ve le farò vedere. Andiamo a ritogliere sta rottura di scatole qua. Ok. Bene, possiamo andare avanti a dare la calce al campo là. Che poi andremo anche a. A seminare. Vediamo dove eravamo rimasti perché non mi ricordo. Eravamo qua, avevamo finito. Va bene. Oh, mi piace da matti, eh. Spargere la calce. Ce l'hanno fatto proprio bene. Sono fatte bene sia le texture che il particle. Ha fatto davvero un buon lavoro. Non so ragazzi cosa seminare qua, sinceramente. Magari della colza che non abbiamo fatto, perché non vorrei seminare, avere troppi semi di soia che poi magari se andiamo a venderli tutti ci si abbassa troppo il prezzo. Ok. Mettiamo giù questo e andiamo a prendere la seminatrice. Però forse prima di prendere la seminatrice volevo vedere di sistemare meglio quel silo. Anche perché volevo mettere anche gli altri, non adesso perché non abbiamo soldi chiaramente.
Però fortuna abbiamo i semi. Accendiamo le luci di lavoro perché non vedo nulla. E poi sì, andremo a mettere anche i fari, perché quelli sono parecchio utili da tenere in azienda. E così ci vediamo anche di sera. Molto bene, molto bene, molto bene. La seminatrice era qua. Era messa un po' meglio. Allora, dovrebbe essere colza quella, vero? Sì, credo di sì. Allora, prima di fare ciò, volevo trovare uno spazio più consono a quei silos, perché ce ne sono quattro. Metterli lì tutti e quattro, vabbè, sì, no, potrebbero in realtà anche stare lì 1, 2, 3, 4, anche sì. Però volevo girarlo perché così mi pare storto. O no? No, dai, possiamo anche lasciarlo così. Sì, dai, lo lasciamo così e pazienza. Gli altri due li mettiamo, gli altri tre li metteremo lì a fianco e niente, possiamo andare a seminare, non si vede nulla però. Thank you.
Ok ragazzi, ci facciamo intanto non riesco a parlare oggi, perdonatemi, abbiate pazienza. Sono in piedi dalle 3 di stamattina e sono le 9 di sera. Allora, andiamo, nel frattempo che i due operai lavorano nel nostro terreno 18, noi andiamo a vendere quello sputo di paglia che magari ci prendiamo 200 euro, sì e no, che è rimasto qua, sperando che almeno sia risalito il prezzo un po'. Mi avete sconsigliato nei commenti di fare le balle. Le balle io le farò solo quando avremo tutta la tecnologia per le balle, compreso l'autocaricante, sia chiaro. E soprattutto faremo anche direttamente lo stretto necessario per gli animali quando li avremo. Ouch! Così subito. Non ti incazzare, che tanto non ti ho fatto niente. Su. E che dire ragazzi, i modelli sono fatti bene, a parte quel quel cacchio di tatra là, il cruscotto faceva un po' cagare, un po' tanto cagare faceva in realtà, però per il resto insomma sono fatti abbastanza bene. Io vado contro mano e tiro giù i cartelli, perché già facciamo i 25 orari, se ancora ci mettiamo a guidare bene diventa lunga. E volevo, in questo gameplay ragazzi, farò molto off camera in realtà, perché non abbiamo soldi, li stiamo finendo e mamma mia, qua non c'è nulla praticamente, c'è più il costo del gasolio per andare a venderlo che quello che guadagneremo. A proposito di gasolio, ho scaricato, ecco cosa possiamo fare, vi faccio vedere ancora qualche mod che ho scaricato, poi vedremo come, dove, quando piazzarle. Ho scaricato alcune mod ufficiali che erano proprio nella sezione download del gioco, che sono niente più niente meno che qualche trattore del 2017 con le texture rivisitate chiaramente. Ma nulla che compreremo, penso. E poi ho scaricato ancora qualche silo indipendente per tipo barbabietole e patate, credo, se una roba del genere. E poi non mi ricordo, ragazzi, adesso ce l'andremo a vedere insieme. 224, non ci sono andato molto lontano. Non ci sono andato molto lontano. Adesso andiamo a sistemare questo carro raccoglitore, poi mettiamo a posto anche il carretto che avevamo acquistato nella scorsa puntata con tutta calma ecco cosa ho scaricato un pack della non mi ricordo di botti sostanzialmente universali che portano sia acqua che latte che fertilizzante eccetera eccetera eccetera. Dovrebbero, spero, portare anche il carburante, al che si risulterebbe molto utile, infatti sarà uno dei prossimi acquisti. E poi mi avete consigliato il mais, sì, dobbiamo prendere una barra da mais e la seminatrice da mais e anche l'aratro, perché una volta coltivato, non mi ricordo dove l'ho letta sta cosa, se poi la trovo ve la faccio vedere, che una volta coltivato, una volta raccolto il mais, bisogna andare poi ad arare il campo per girare la terra giustamente, quindi ci servirebbe anche l'aratro. E se
quella botte che ho scaricato ci permette anche di trasportare il gasolio. Magari quella piccolina la prenderei, poi vedremo. Allora, il Collision qua però non ha fatto, ha spostato un po' il Josh, quindi in realtà, a meno che non l'ho parcheggiato alla culo di cane io. Però non sembra aver fatto danni. I danni li ha fatti di qua. Tanto questi prima o poi spariranno tutti perché ci metteremo i silo. I silos. Allora. Ah, dovevamo andare a prendere quel carretto là e metterlo sotto la tettoia, giustamente. Poi c'ho un po' di forche sparse in giro per il mondo. Adesso troverò un posto dove metterle, magari qua sotto la tettoia di questa dell'officina. Magari. Speravo di trovare fra le mod, anzi in realtà non li ho guardati tutti, perché ne stanno uscendo parecchie di mod giornalmente, e volevo vedere se c'erano i pesi del Fiat. Però ok, 684 di pagamenti salari, abbiamo praticamente finito i soldi. Molto bene, molto molto bene. Siamo dei contadini poveri. Io non vedo nulla. Poi tre episodi che stiamo lavorando di notte perché ho messo l'andatura lenta del tempo. Ma c'è un motivo e poi ve lo farò vedere. Avevo messo la velocità di sterzata all'indietro alta, ma mi pare che non ha ben capito cosa intendevo. Va bene. Fatto ciò, cosa... Ah sì, volevo farvi vedere le mod. Allora, sempre nei posizionabili. No, recinti non ce n'erano. Qua cosa c'è? A quanto costava il faro? 3.000, ma sti cazzi. Queste qui, vedete, sono per... Ah beh, ce n'è di più in realtà. Canna da zucchero, patate, silage, che c'è il silato, e le barbabietole da zucchero. Non male, non male. Ah, ho scaricato anche questo che è praticamente un lavaggio. È enorme però, quindi non so se e dove lo andremo a mettere. Qua non c'è nulla. Volevo mettere anche il fienile io. No, basta. Basta, il resto è... Ah, ho scaricato un'altra mod, vediamo se funziona, ragazzi. Non mi ricordo. Scusate, allora. Rimettiamo un attimo i tasti perché io non me li ricordo. Ah, con un B. Però non ce lo fa prendere. C'era. Avevo messo sostanza... Ah, eccolo. La mod praticamente che ci ha fatto fare un bel po' di palestra. Ci permette sta mod di sollevare oggetti un po' più pesanti rispetto al normale. Questo è molto comodo quando dobbiamo magari usare la cipatrice, che bisogna, se no bisognerebbe per buttarli su a mano fare dei pezzetti piccoli. E se no bisognerebbe stare lì a sminarsi con la gru. Voi sapete che io non sono abile con la gru, quindi dopo un po' mi sveno e mi viene nervoso. E però volevo farvi vedere anche altro io in realtà. In realtà volevo farvi vedere carri botte, eccole qua. So, dovrebbero essere queste. Direi, no, forse sono queste universali, sì. E costano anche un bel po', tra l'altro. Sti cacchi. Allora, sono universali e portano tutto meno che forse anche il carburante.
Non credo. Non credo. Forse l'acqua. Quella dovrebbe essere l'acqua. Vediamo su varie. Che dovrebbe esserci la botte piccola dell'acqua. Forse è questa, quella del carburante. Mi sa di sì. Ah, qua mi ha infilato le mod. Allora sei infame. Perché me le ha messe mezze qua, mezze là? Sono posizionabili questi, mannaggia te. Va bene, va bene. Dove caspita sono? La botte piccola dell'acqua, boh. Questo è solo per i liquami. Non me lo ricordo, ragazzi. Abbiate pazienza, ci sono troppi mezzi in sto gioco, troppi. Ecco cosa non ho mai visto. Diamo un'occhiata alla silvicoltura, che è una cosa molto interessante e redditizia. Quando verrà fuori il carrellone autocaricante. Allora, io appena uscito il 17 ho comprato questo perché chiaramente la silvicoltura era la novità e quindi sono andato a prendere questo. L'ho venduto penso dopo 10 minuti, ma neanche. E siccome dubito che la fisica per quello che riguarda gli alberi e gli oggetti sia cambiata, visto come si comportano i pallet, penso che bisognerà diventare pazzi abbastanza anche con quello. Allora, vediamo un po' cosa possiamo prendere. Cioè, adesso niente, però stavo pensando in un futuro da investire per quello che riguarda il mais. Ci costerebbe un 20 stecche la lama spannocchiatrice e ci costerebbe. Dove sono le seminatrici, quelle a file? Le hanno separate? Molto bene. E le hanno messe? Non ci è dato saperlo. Troppa roba. Falciatrici, voltafieno non ci interessa. Spandi cancine. Ah, piantatrici, ok. 27 la più stupidella. 27, 29. Ci vogliono, dai, un 50 stecche. Ci vogliono 50 stecche. Va bene. Va bene. Vediamo a che punto sono messi i nostri operatori del settore agricolo assunti, che a breve licenzieremo perché sono pieni di bug anche quelli, ragazzi, purtroppo sono strapieni di bug. Oh, mettiamo a riposo il nostro caro vecchio e amato Fiat. Beh, dai, tu hai quasi finito. Un'altra mezza giornata siamo a posto. Ecco, dopo quando si comincia a acquistare sti campi, no? Diventa difficile con gli attrezzi da 3 metri. Diventa molto molto difficile. È così, giusto per curiosità. Andiamo a vedere lo step successivo per quello che riguarda i coltivatori. Noi abbiamo questo. Questo qua, che è un 3 metri come questo. Per fare lo step successivo, 3,70 m è ancora poco, 4,90 m e già si comincia a ragionare. Già si comincia a ragionare. Il problema è che ma questi anche fertilizzano. Questa è una bella cosa. Questa è una bella cosa, ci risparmierebbe una passata per quello che riguarda il fertilizzante, perché bisogna darne due. E la possibilità di seminare diretta. Ah, semina pure? Beh, bella cosa. Però semina solo erba, rafano e colza. Ah, allora. Non è che sia poi tanto utile. Dice allora, sì, qua servono 300 cavalli. Vabbè, ragazzi, andremo avanti con questo. Tu sei fermo? Per quale motivo? Ti ho fermato io per sbaglio, scommetto. Sì, vero?
vai, vai, lavora, lavora, schiavo. Qua, seminiamo domani, ragazzi. Io aspetto che finiscano, perché tanto non c'è altro da fare, sostanzialmente, perché non abbiamo soldi. Anzi, fra poco. Anzi, sapete cosa facciamo? Ci facciamo un bel lavoretto da terzisti, visto che non abbiamo soldi e abbiamo comunque la possibilità di guadagnarli qua. Vediamo cosa possiamo fare. Qua ci fa raccogliere potatoes, può essere. Raccogli patate, sì, nel campo 32. E porta il prodotto nell'anima dell'immortacci tua. Va bene, anche no. Raccogli girasoli, raccogli mais. Prepara il campo 10. Ecco, questo potremmo farglielo fare a qualche operaio. Trasporto in corso. Trasporta oggetti, anche no. Concima. Tanto sta roba è tutta da comunque da affittare. Quindi eviterei fertilizzazioni e semine. Guardate che magari potrei farmeli anche off camera. Allora, in questo caso, come si fa? Come si fa a vedere gli altri oggetti? Perché questa, per dire, la trebbia ce l'abbiamo. Volendo, potremmo usare la nostra. In teoria. Vabbè ragazzi, ci penso, tanto lo farò off camera, sennò mi dispiacerebbe spoilerare tutti i mezzi così subito. Già mi sta sulle palle spoilerarmeli da solo. Allora ragazzi, ho giocato un po' off camera, ho fatto qualche lavoro qua e là e ho trovato tanti bug. Non vi nascondo che sono rimasto male, parecchio. Diciamo che all'uscita del 17 non c'erano così tanti bug e purtroppo, siccome non vedo concorrenti diretti in uscita imminente per quello che riguarda Farming Simulator, potrei dirvi Cattle & Crops, ma Cattle & Crops fa tutto alla luce del sole. I tempi di sviluppo si vedono dal sito e non è che lo so solo io, lo sanno tutti e sicuramente anche la Giant. Di conseguenza, non vedendo uscite imminenti, concorrenti imminenti che possono uscire nei prossimi giorni, mesi, non capisco la fretta di far uscire un gioco così. Perché credetemi ragazzi, non so se ci avete giocato, sicuramente sì, per chi ha la possibilità. Avrete sicuramente notato che è completamente pieno di bug allucinanti, aggiungerei. Detto ciò, speriamo che fissino molte cose e che escano anche delle mod per sistemarne altre, perché davvero sono rimasto male. Però, siccome nello scorso video vi ho detto che vi avrei fatto vedere qualcosa di carino, vi farò vedere un piccolo timelapse di qualcosa di decente per quello che riguarda almeno la grafica, e vi farò un timelapse di qualcosa che probabilmente qualcuno avrà già visto in giro in qualche trailer. Però, insomma, mi andava di farlo per vederlo anche a me in game realmente, perché penso che quello che sia stato fatto nel trailer sia stato fatto in computer grafica, quindi andiamo a vederlo insieme.
Bene ragazzi, come avete visto da questo timelapse, anche qui ci sono cose che mi hanno lasciato perplesso, purtroppo, perché ho fatto questo timelapse per farvi vedere un attimino la grafica, il cambio climatico, cioè il climatico, il cambio del tempo, il passaggio delle nuvole, la differenza fra il passaggio fra notte e giorno e la crescita delle colture, tutto riassunto in un piccolo timelapse. Io non so adesso se a velocità normale si vede benissimo, ma adesso non posso mettervi un quarto d'ora solo di questo passaggio, quindi spero riusciate a vederlo. Purtroppo, come potete vedere, le nuvole adesso sono a velocità rapida, però si muovono in maniera abbastanza uniforme, omogenea. Volevo farvi, vi porto l'esempio degli FPS, no? Per farvi capire meglio. Gli FPS, per chi non lo sa, ma penso lo sappiate tutti, sono dei fotogrammi. FPS sta per fotogrammi per secondo. Più FPS ci sono, quindi più fotogrammi ci sono in un secondo, meno, per esempio, un gioco va a scatti. Quindi più sono alti gli FPS, più fluido è il gioco. Con un FPS al minuto avremo un fotogramma ogni minuto, una scattosità fuori dal comune. Vi porto questo esempio per allacciarmi al discorso della luce solare in questo gioco. Soprattutto nel passaggio fra la notte e il giorno si vede bene. E cos'è che dovete notare? Beh, semplice. Il sole purtroppo, anziché fare un passaggio lineare da quando sorge a quando tramonta, cioè così, io adesso vi sposto la visuale come dovrebbe essere, come fa il sole in realtà. Tramonta, centro. E poi va, sorge, tramonta e lo fa in modo lineare, no? Ok. In farming cosa succede? Lo fa, cioè alle varie ore, determinate ore, fa un cambio di luce e sposta il sole a scatti, così. Allora, stessa cosa succede per le colture. Capisco, vedete, che c'è stato il cambio di luce. Allora, io capisco lo faccia sulle colture perché fare una maturazione, far vedere una maturazione omogenea sulle colture sarebbe molto molto complicato, richiederebbe moltissima grafica. Per carità, vedete, un altro cambio di luce c'è stato. Però fare una cosa del genere, di nuovo, fare una cosa del genere su la luce solare che comunque cambia l'illuminazione di tutto il paesaggio è una cosa che veramente non concepisco perché lo rende veramente scattoso da far paura. Andiamo a rimettere la velocità normale del tempo perché è davvero fastidioso con la velocità così. E purtroppo questa è una cosa che non mi aspettavo, ma non per niente, perché comunque 2 anni per sviluppare un gioco con i migliori modder che sono usciti negli ultimi anni perché sono stati assunti dalla Giant, con un team di sviluppo come quello della Giant, io non lo accetto, mi dispiace, soprattutto perché non vedo nessun concorrente in uscita imminente che motivi un'uscita di un gioco in queste condizioni. Questo proprio non lo concepisco. Mi dispiace perché all'inizio, se vedete anche le prime puntate, ero rimasto colpito dai passi avanti, che effettivamente ci sono stati, perché come avete visto comunque c'è un miglioramento grafico, hanno aggiunto parecchie cose, hanno migliorato il crop distraction, i segni delle ruote, tante cose, ma ci sono tanti, tanti bug. E tante cose che potevano fare che non hanno fatto, e secondo me non richiedevano uno sforzo tale quanto quello che è stato fatto per altre cose. Quindi, boh, non lo so, spero che mi abbiate capito. Io non ce l'ho con il gioco in sé. Il gioco comunque è bello, lo porterò sul canale. Vi piace? Piace anche a me, non lo nascondo, anzi, mi fa piacere giocarci, è bello e tutto. Ma ci sono certe cose che fanno veramente, cioè, sono vergognose. E da parte di Giant, ovviamente, è lei che si dovrebbe vergognare come casa produttrice di un gioco del genere. Detto questo, ragazzi, è un po' paragonabile a Fallout. Cioè, hanno fatto uscire un gioco incompleto ed è un gioco che, a essere onesti, contadini o no,
Lo aspettavano in tanti. Vabbè, comunque, bando alle ciance, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero davvero che sistemino tante cose. Spero davvero che escano anche delle belle mod, ma quelle sicuramente, perché ormai su farming bisogna co si conta di più sul lavoro dei modder, che lo fanno tra l'altro gratuitamente, mi sento di dire, piuttosto che su quello degli sviluppatori. Quindi, come sempre, vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un like se il video vi è piaciuto, ovviamente, e anche se non vi è piaciuto, lasciatelo lo stesso per compassione. Magari commentate e ditemi anche voi cosa ne pensate, e anche datemi dei consigli su come andare avanti e strutturare la farm e tutto. Io probabilmente nel prossimo episodio andremo a trebbiare, ovviamente, a raccogliere tutto ciò che abbiamo seminato. Semineremo almeno un campo di avena, perché è il cibo richiesto dai cavalli, quindi in previsione di un futuro ci teniamo un po' di avena nel silo principale. Andremo anche ad aggiungere qualcosina alla farm, qualche mod che ho scaricato, e la renderemo un po' più completa. Per adesso, insomma, completa. Abbiamo dei capannoni e dormiamo per strada, effettivamente, ma non metteremo ancora la nostra casa. Magari anche lì aspetteremo qualche mod. E andremo ovviamente a trebbiare, andremo a raccogliere tutto, quindi forse a vendere. Molto probabilmente faremo anche in modo di ripreparare i campi per le prossime stagioni, e vediamo anche di fare qualche acquisto se ci avanzano un po' di soldi. Detto questo, ragazzi, da Z direi che è tutto. Date un'occhiata, mi raccomando, il link in descrizione. Io mi sento ancora di consigliarvi l'acquisto del gioco. Tra l'altro, in descrizione c'è anche il link per acquistarlo a un prezzo scontato, perché comunque o la Giant o molto più probabilmente i modder sistemeranno il gioco. Quindi direi che da Z è tutto e ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao!